Il lab ci abbiamo sempre creduto perché dà la possibilità della vibrazione della scienza di raggiungere le persone. Quando si parla di una cosa di cui si ha esperienza, in cui si crede veramente, e questo è il valore dei ricercatori ed è diverso da qualsiasi altro oratore, ecco perché è importante avere i veri ricercatori, arriva questa vibrazione che è. Non è una cosa concreta, è una cosa che però arriva direttamente all'empatia delle persone e FameLab è questo. Quindi, per chi avesse ancora dubbi, vi invito a partecipare e a guardare fisicamente che cosa succede. È divertente e dà la possibilità di crearsi un network, oltre che a livello istituzionale, anche per i giovani ricercatori che si esprimono quindi mediante la loro ricerca e la loro passione. Io mi fermo qua. Dovrei aver passato l'esame e lascio il posto agli altri, sui tempi, intendo. Il primo baluardo dell'Armata del Sud di Napoli che parla l'altro blocco che è il coltello tra i denti, nuovo padre che quest'anno torna veramente agguerrito a noi con questi quadri, cercheremo di reggere. Come si regge quest'urto? Con la Politecnica delle Marche, con Fosso la testa della scienza, con il Consiglio regionale della Regione Marche che si è smosso molto. Effettivamente è un partner forte e con la radio, quindi abbiamo anche un network che si chiama Radio Arancia, che è delle marche molto forte, che sarà diretta, insomma, penserà a portare FameLab non solamente dentro l'Aula Magna della Politecnica, ma in tutta la regione. Non abbiamo vinto, ma quest'anno, come detto, cercheremo di bloccare innanzitutto le armate di Napoli e faremo delle masterclass speciali per in qualche modo aiutare i concorrenti sempre di più a capire qual è la brevità e qual è il nucleo fondante di comunicare la ricerca in un senso stretto. Grazie. L'anno scorso ci hanno addirittura dato fuoco pur di non farci vincere. Noi siamo Le Nuvole, Teatro Stabile di Innovazione di Napoli, lavoriamo dal 96 insieme a Città della Scienza che fa parte della compagine, insieme al Centro di Ricerca Interdipartimentale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli e poi per rafforzare le armate da Procacci del Tirreno abbiamo delle rappresentanze in Sardegna, il CSR4 di Pula. Un'associazione culturale, ma anche l'Adriatico non vi faremo arrivare perché riblocchiamo il teatro col teatro qui Smetopera di Bari, quindi una bella partita a risico quest'anno. Abbiamo già detto ai genovesi che quest'anno la vittoria la vedono con gli occhiali, per cui fotografate solo quelli, l'asse e così via. Quello che piuttosto mi fa molto molto piacere è essere rientrati in questa compagine. Abbiamo partecipato alla prima edizione con Fondazione IDIS Città della Scienza, poi per varie vicissitudini l'anno scorso purtroppo siamo stati fuori. Quest'anno ritorniamo, la faremo in un luogo che per noi è molto molto simbolico, Città della Scienza a Napoli, Via Regia 104, che è l'edificio più antico di quello che era il vecchio museo, fondato nel 1853 come opificio, e diciamo così dal quale come cenere pensiamo di risorgere. Per il resto ci vediamo direttamente in una cittadina dopo a Bristol, perché da Perugia non passiamo proprio. Semplicemente la rete che si è formata qui a Milano, partecipiamo per la prima volta, anche se l'interesse per FameLab ormai è vecchio, almeno tanto quanto FameLab Italia, però quest'anno grazie all'INAF siamo riusciti a partecipare. La rete che si è formata su Milano, una rete che mi piace molto, coinvolge il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, se ho dimenticato una parola ditemelo. Scienza in rete, e poi lo IASP di Milano, che è l'altro istituto dell'INAF milanese, e poi il MAXIS, che è un Master in Comunicazione della Scienza dell'Università della Bicocca. Io nient'altro dico, se non voglio ringraziare Enrico Perroni, che è l'artista opere di questi mondi immaginari che vedete qui, e qualche giorno fa, attraverso Cristina Muncioli, ci è arrivata proprio la proposta di portare qua queste opere. Mi è piaciuta la proposta perché Femina, tutto sommato, in 3 minuti evoca mondi perché apre le porte su mondi che non conosciamo, su biologia, su qualsiasi cosa i nostri scienziati vogliono venire a raccontarci. Quindi mondi immaginari anche dal punto di vista artistico, questo ci piace molto, speriamo che siano tanti, fecondi e che ci portino, come dire,
divertimento e serietà, come nello spirito di Fema. Non era mia intenzione lanciare così il guanto di sfida, ma visto che tutti avete lanciato subito il guanto di sfida, direi che a questo punto bisogna aggiungere un'altra C che è competizione. Vabbè, il valore di FameLab, uno dei tanti valori di FameLab forse è quello di aver creato una rete nazionale di persone che, di simpatici mattacchioni che, come avete visto, si occupano di comunicazione della scienza su diversi tipi di pubblico. FameLab è un linguaggio, quello del talent, che sta prendendo campo, e visto che tutti noi per lavoro abbiamo appunto il compito di trovare linguaggi per comunicare la scienza, questo è un linguaggio che funziona e che ci sta appassionando molto. Per quanto riguarda Genova, l'associazione Festival della Scienza si occupa di formazione anche di animatori scientifici. Ogni anno formiamo circa 500 animatori scientifici che vanno a poi intrattenere il pubblico, dove il compito forse è ancora più difficile di incontrare Bill Gates nell'ascensore, ma è quello di avere una classe davanti e i 3 minuti sono la chiave per poi aprire un mondo in quel gruppo. Quindi nei 3 minuti un animatore scientifico, una persona che va a fare divulgazione e comunicazione, si gioca tutto. Su Genova quest'anno tentiamo con FameLab di unire simbolicamente anche 2 zone della città che si stanno sviluppando su percorsi molto diversi ma molto importanti: un nuovo polo scientifico-tecnologico che sta crescendo nel ponente genovese, che sono gli Azzelli, dove andremo a fare le semifinali la mattina all'interno di Talent Garden, che è questo luogo di co-working che vuole riunire creativi che vanno a condividere uno spazio, e quindi porteremo anche dei ricercatori per rendere più frizzante questo ambiente. Il pomeriggio, la finale verrà fatta in un teatro che è stato chiuso per molto tempo e che viene riaperto proprio all'interno del centro storico, il Teatro Altrove, un teatro che è stato chiuso in un quartiere molto difficile, che sta provando con la cultura e la creatività a rinascere. Quindi FameLab si innesta perfettamente in questi 2 ambienti, e quindi faremo un ponte tra 2 luoghi anche molto distanti della città tra mattina e pomeriggio. I partner molto molto presenti sono l'Università di Genova e Scientificast, che è questo podcast di ricercatori che potete trovare online, che realizza puntate molto divertenti di divulgazione scientifica online. Grazie. Io vorrei semplicemente ringraziare tutti per aver seguito con attenzione e anche con partecipazione questa presentazione. Come partner anche locale perugino, vi ricordo soltanto la data anche di Perugia, che è il 15 marzo, e il fatto che una delle esperienze belle di questa competizione è essere riusciti nelle città, come vi hanno raccontato tutti gli altri partner, a coinvolgere anche istituzioni che guardavano la scienza semplicemente come un'attività magari sì bella, didattica, rivolta ai ragazzini, ma che in realtà invece adesso con tanti piccoli passi riesce ad essere uno strumento per cambiare le città. Nel nostro caso, per esempio, l'adesione della Fondazione Perugia 2019, che è quella che cura la candidatura a capitale europea per la competizione, appunto, che sceglierà la prossima capitale europea della cultura in Italia, ha deciso di utilizzare questo strumento per promuovere la cultura scientifica e farla parte del dossier di candidatura per la città. Quindi insieme alle università, altre fondazioni, la Fondazione Naosi e altre istituzioni che insomma utilizzano questa brevità e questa competizione per promuovere il territorio, quello che stanno facendo. E poi la bellezza insomma di vedere crescere questa rete di giocherelloni seri che credono in questa sfida e credo investiranno molto del loro entusiasmo per farla diventare anche a livello di ministero, insomma a livello di decisioni intorno alle politiche sulla promozione della cultura scientifica, uno strumento per i prossimi anni. Quindi grazie ancora e vi aspettiamo in tutte le città, da Milano a Napoli, per partecipare alle selezioni locali e naturalmente alla finale nazionale del 3 maggio a Perugia.